Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti in questo video nel quale faremo finta che la mia libreria non sia così incasinata perché realmente devo metterla di nuovo a posto. Ma oggi siamo qui per fare un video un pochino diverso che ho visto fare da diverse booktuber sia italiane che all'estero, quindi ho pensato di riproporlo anch'io, che è quello di usare la tabellina, non so in realtà come si chiama, una tier list, e mettere in questa tabellina tutte le serie di libri che ho letto e dividerle quindi in categorie. Adesso mi sposto, sennò poi non ci sta niente. Ok, spero che qui ci stia. Le ho divise in my favorite, quindi le mie preferite, very very good, quindi molto molto belle, ok, me, quindi che mi hanno fatto un po' schifo, e you, che sono proprio quelle brutte brutte brutte. Se non sbaglio ci sono 22 serie che ho letto, ma vorrei fare una premessa per quelle che ho messo dentro perché non le ho messe dentro ovviamente tutte. Ho messo serie che ho finito, serie che non ho più intenzione di andare avanti, alcune sono trilogie, alcune sono duologie, non sono proprio sempre serie, e il mio parere su tutte queste serie sarà comunque basato sulla mia ultima lettura, quindi se un libro l'ho letto l'altro ieri è ovvio che magari la mia opinione sarà più adulta rispetto magari a un libro che ho letto un bel po' di anni fa. Detto questo, direi di iniziare con il video. La prima serie che abbiamo è la duologia per ora di Killing Eve, perché ancora non ho capito quando uscirà il terzo libro, se è già uscito, boh, anche perché con questa cosa del coronavirus un sacco di libri stanno rimandando l'uscita, il che ha molto senso. Però per me questa serie credo che andrà su very very good, vediamo se ci riesco, devo trasportare, no? Sì. Perché mi è piaciuto tanto il concetto della storia, adoro i personaggi e anche dopo aver visto la serie tv continuo a preferire i libri alla serie tv, cosa che penso che per me sia normale, ma al tempo stesso trovo che i libri siano davvero molto belli anche a sé stanti. Seconda serie, ecco qui iniziamo già in una che sono molto indecisa, cioè la serie di Sonno numero 4, o anche chiamata la serie di Lorien Legacies, la quale un botto di video fa ho detto non la finisco, mi mancano 3 libri ma non la voglio finire perché non sono più interessata. Però poi ho scoperto che ci sono gli audiolibri e quindi ho pensato perché no ricominciare ad ascoltarsi il primo audiolibro e magari poi finirli. Quindi questa è una decisione veramente dura, anche perché nella mia mente questa serie ha un bellissimo ricordo di tante cose, tante persone, però pensandola come serie in sé io la metto su ok, perché alla fine è una storia interessante, originale, mi piacciono molto i personaggi e le storie, però secondo me tipo l'ultimo libro che ho letto io, che mi pare fosse quello del numero 5, La vendetta del numero 5, era un libro inutile, tutta l'azione succedeva nelle ultime 20 pagine, quindi bah, per me è ok. Prossima serie, anzi prossima duologia, è quella di Sei ricordi di Leigh Bardugo. Qui sono certa che Maria di My Wicked World mi ucciderà, ma io la metto in ok. Ci penso, però intanto la metto in ok. Ci sono parecchie cose che non mi sono piaciute di quella duologia, anche se ho molto a cuore i personaggi e la trama comunque mi è molto piaciuta e ho adorato il mondo costruito. Lo stile di scrittura veramente mi ha ucciso, soprattutto nel secondo libro. E secondo me il secondo libro poteva avere molto di più, quindi per adesso ok, magari poi cambio idea. Prossima serie è Il principe prigioniero e questa qua già sappiamo dove va, in EU, perché non voglio sentire parlare di questa serie da nessuno, anzi questa trilogia, la quale parla di due tipi che sono entrambi regnanti, uno diventa lo schiavo sessuale dell'altro, ma niente è spiegato. È proprio un libro brutto e le persone che dicono questo è il mio libro preferito, davvero io non le capisco. Se avessi letto solamente il primo l'avrei messo tra gli ok, perché il primo libro carino, però niente di che. Ma gli altri due? Che schifo! Soprattutto il terzo, nel quale la vera vera azione avviene nelle ultime 10 pagine. E io mi chiedo perché ho sprecato tutto il mio tempo a leggere questa merda. Prossima serie è in realtà una duologia che ho letto anni e anni fa, penso fosse il 2015-16, quando andava di moda perché stava uscendo il film, che è Resta anche domani, di Gail Forman, credo. Il primo mi ricordo che mi era piaciuto, il secondo l'ho trovato abbastanza inutile, quindi penso che questo lo metterò tra i me, semplicemente perché credo di non aver neanche finito il secondo, non me lo ricordo sinceramente, mi ricordo solamente che lei suonava qualche tipo di strumento, o era lui, o entrambi, oltre al fatto che era una tipica storia d'amore, lei a un certo punto va in coma, è nel primo libro credo, è questo il plot del primo libro, non mi ricordo, vabbè comunque lasciamolo su me, perché non era così male, però neanche così bello da quello che mi ricordo. Prossima serie è Alex and the
Eliza che sono così dispiaciuta di doverlo metterlo tra gli ok. Il primo libro mi è piaciuto un sacco, il secondo anche, il terzo però, mio Dio quanto ho odiato il terzo. Quindi semplicemente mettiamolo tra gli ok, anche se secondo me i primi due libri sono veramente molto belli. Andiamo avanti. Prossima serie è la duologia di Tuo Simon. Questo non sapevo se metterlo perché non è una vera e propria duologia, cioè nel senso Goodreads la mette come duologia, però non lo so se lo è davvero. Comunque intendo sia Tuo Simon che il seguito, che è Leon the Offbeat, che in italiano è sempre Tua Lea, una cosa del genere. E credo che questa duologia andrà ancora sugli ok. Tuo Simon l'ho letto un sacco di tempo fa e le ho dato cosa come 5 stelline forse. E ripensandoci sì, è un bel libro per qualcuno che magari si deve approcciare alla letteratura LGBT, che magari vuole scoprirsi. Però dal punto di vista trama, personaggi, non è proprio il massimo. Quello di Lea è carino, però la trama è un po' scarna. Però carini i personaggi, quindi è ok, è un libro carino, secondo me vale la pena leggerli, sì. Però niente di che. Oh, ora siamo arrivati a una delle mie serie preferite, che in realtà vorrei rileggere. È da un po' che ci penso di rileggere questa serie, perché non mi ricordo molto il secondo e il terzo libro. Ed è la trilogia della Quinta Onda, che in Italia non si caga nessuno. Io ho amato questa serie. Ero super ossessionata dai Parivan, ero super ossessionata dal mondo, dai personaggi, dal film, che secondo me è fatto bene. Quindi io la metto su very very good. Ci sono delle cose che mi ricordo non mi fossero piaciute, tipo l'epilogo, tipo alcuni personaggi nel terzo libro. Però mi è piaciuta davvero davvero tantissimo, quindi sicuramente per me è very very good. Ed eccoci qua, un'altra trilogia che non ho finito, perché il secondo mi ha fatto cagare, quindi non ho mai voluto leggere il terzo, perché voglio dire, spendere 20 euro per un libro anche no. Ed è ovviamente la serie di Illumine di Amy Kaufman e J. Kristoff. Sono molto indecisa su questa perché il primo libro mi era molto molto piaciuto, qualcosa come 5 stelline. Il secondo ne ha ricevute 3, non lo so cosa fare. Credo che lo metterò su ok, perché comunque il secondo non mi ha fatto schifo, le ho dato 3 stelline, però non era neanche tutto questo granché. E se ripenso a Illumine, non ricordo la metà delle cose che sono successe in quel libro e non so se mi ripiacerebbe adesso, perché al tempo ero molto presa dall'hype di quel libro, quindi è ok. La prossima serie è una di quelle che metterei tra le mie preferite, però al tempo stesso penso a tutte le cose che non mi sono piaciute di quella serie, alcuni libri della serie non mi sono piaciuti, però poi penso agli ultimi due che mi sono piaciuti tanto. Ovviamente parlo di Aiuto Vampiro o Cirque du Freak. Sfortunatamente di questa serie solamente i primi 3 sono in italiano, l'ho ascoltata tutta in audiolibro in inglese, però penso che questa dovrà andare tra i miei fav, cioè ho sofferto tanto per questa serie, continuo a pensare a questa serie, quindi sì, no, decisamente va tra i miei preferiti. Non voglio cambiare idea, è una serie che proprio mi è rimasta nel cuore, per quanto possa essere una serie per ragazzini o che magari non sia per niente del mio genere, io penso sempre ai personaggi, ai miei bimbi, al finale, a tutto quanto, e deve decisamente stare tra i miei preferiti. Sì, sì, sì. Andiamo avanti con Divergent. Se non avessi riletto il primo l'anno scorso, probabilmente l'avrei messo tra very very good. Ma siccome ho riletto il primo l'anno scorso e non mi è tanto piaciuto, non so quanto mi potrebbero piacere gli altri. E non so se basarmi su cosa ne pensava la Sara 14enne o cosa ne pensa la Sara di adesso. Penso che lo metterò tra gli ok, perché comunque il finale di Allegiant, del terzo libro della serie, è stato uno dei miei preferiti ed è ancora uno dei miei preferiti. Adoro i finali del genere. E comunque sono molto affezionata al mondo, non lo so, mettiamolo tra gli ok. Spero di non cambiare idea. Finalmente arriviamo a una serie trash, cioè The Selection di Kiera Kass. Di questi ho letto solamente i primi 2 libri. O l'ho letto il terzo? Aspetta un attimo, l'ho letto il terzo? No. Sì o no? Non ricordo se ho letto il terzo, ho veramente un dubbio in questo momento. Comunque la serie va decisamente su You, perché è veramente veramente brutta. Parla di questa ragazza la quale partecipa a questo concorso per diventare principessa, per tipo diventare la moglie del principe. Non mi era molto piaciuto allora, credo che se lo rileggessi adesso mi farebbe cagare, quindi lasciamolo su You. Prossima serie è Stalking Jack the Ripper. Questa mi è molto difficile perché ho una relazione molto strana con questa serie. Tra l'altro non ho ancora letto l'ultimo perché costa troppo su Amazon. Non lo so, questa serie mi è piaciuta tantissimo all'inizio. Ho ancora davvero un bel ricordo del primo libro, il secondo già mi aveva deluso. Il terzo è stato un po' un meh, quindi non so dove piazzarla. Perché la riga degli ok è decisamente piena, però non è neanche very good o meh. La metterò sugli ok, cercando di smetterla di mettere tanti libri sugli ok, perché sennò veramente diventano tantissimi. Anche il prossimo libro mi sa che andrà sugli ok. È The Program di Susanne Young. Questa in realtà è una serie,
però lei ha scritto 6 libri, credo, o 7, e ogni 2 libri sono una duologia, e tutti i libri però sono nello stesso mondo, in teoria. Ma io ho letto solamente i primi 2, cioè The Program e il secondo, di cui ovviamente non ricordo il nome. Questa serie è molto interessante, aveva un concept molto interessante e mi era molto piaciuta, quindi io la metterei su Very Good. Ricordo che il secondo mi era un po' meno piaciuto, però ho un bel ricordo di questa duologia, e anche questa mi piacerebbe leggere anche tutti gli altri libri. Magari un giorno lo farò, fatemi sapere se ve li avete letti. Di questo però solamente i primi 2 ci sono in italiano, quindi quelli che ho letto anch'io, The Program e il secondo. Prossima serie è quella di Rainbow Boys di Alex Sanchez, mi sembra. Di questa trilogia il primo c'è anche in italiano, mentre gli altri 2 mi pare di no. Io l'ho letta molto tempo fa, è una trilogia LGBT. Probabilmente l'avrei messa tra gli ok se me l'avesse chiesto qualche anno fa, ma credo che ora andrà nei me. Nel senso, è una bella trilogia, però è molto fuori dal nostro tempo. Il terzo libro, e in particolare il finale, un po' uno schifo, sinceramente. Penso che sia una di quelle serie che non rileggerò mai. Andiamo avanti con The Hunger Games. Questa sono molto indecisa se metterla tra i very very good e i preferiti, perché comunque penso al fatto che il finale della trilogia non mi è piaciuto. Non penso che sia tra i miei preferiti. Se penso ai miei preferiti non c'è Hunger Games, quindi la metto tra i very very good, che comunque è una postazione buona. Hunger Games, non ti lamentare. Mi piace proprio come sta venendo questa specie di tabellina, mi piace, mi ispira. La prossima è una duologia che ho appena finito di leggere, che è quella di Questo canto selvaggio di Victoria Schwab. Sono anche qui, sono un pochino indecisa tra i me e il you. Il secondo era decisamente un you, ma il primo è stato carino. No, la metto tra gli you, proprio una delusione totale. Ho già deciso, basta, basta, lo lascio lì, sempre e per sempre. Ve la consiglio? No. Però il primo era caruccio. Andiamo avanti con una delle serie del mio cuore, cioè The Maze Runner di James Dashner. Questa va decisamente tra i very very good. Io ho dei gusti veramente molto particolari, me ne rendo conto. So che tantissime persone non hanno amato i libri, non hanno amato la trilogia e i prequel. Non ho letto tutti i prequel, ho letto solamente il secondo prequel, che ho amato. Ho amato il plot finale di quel libro, ho amato qualsiasi cosa di quella trilogia. Penso che sarebbe una di quelle che rileggerei, quindi sì, decisamente va tra i very very good. Fatemi sapere se l'avete letta e voi cosa ne pensate. Rimangono solamente 4 serie. Voglio andare con The Giver, che sicuramente va tra i fav. Questa è facile, perché The Giver, il primo libro, è stato il mio preferito ed è ancora il mio preferito anche dopo anni e anni e anni. Secondo, mi sto ripromettendo di leggerlo e finirlo, e gli altri 2 mi avevano proprio spezzato il cuore, quindi sì, decisamente va tra i miei preferiti. Credo che sia una delle serie di libri più sottostimata di tutte le serie di libri esistenti, quindi decisamente tra i miei preferiti. E poi abbiamo anche Harry Potter, che anche questo va nei miei preferiti per forza, perché è la serie del mio cuore. So che ha tantissimi buchi nella trama, come ce li ha anche The Giver o Aiuto Vampiro, cioè io me ne rendo conto, però non posso non metterlo tra i miei preferiti. È la serie della mia vita praticamente. E poi abbiamo gli ultimi 2. Allora, io direi di andare col semplice e mettere la serie di Shadowhunters di Cassandra Clare. Sono molto indecisa. No, lo metto su me. Non mi è molto piaciuta in sé la serie. Credo che sia inutile, quindi me, sì, sì, sì. E l'ultimo è la serie di Percy Jackson di Rick Riordan. Qui sono molto indecisa perché l'ho letta tanto tempo fa e proprio per questo la metterei tra gli ok. Ma mi ricordo quanto ho amato questa serie, quanto diversa è, quanto speciale, differente, quindi penso che la metterò tra i very very good. Anche questo ho in piano di rileggere i libri per continuare poi la serie forse, quindi fatemi sapere se ne vale la pena. Quindi di queste 21 o 22, non mi ricordo quante sono, serie barra trilogie barra duologie, abbiamo 3 preferiti, 6 very very good, 7 ok, 3 me e 3 you. Fatemi sapere voi cosa avreste messo dove, fatemi sapere anche cosa ne pensate delle mie scelte, se avreste spostato qualcosa o quali altre serie dovrei leggere o che mi piacerebbero in base a quelle che ho messo tra i miei preferiti e i very very good. Noi ci vediamo al prossimo video e bye!